Yeah.
Agostino Fallara, allora, sempre nei piani alti della classifica, che ha interpretato il percorso della Cellara con le Dassone, col primo slalom di Cellara in maniera stupenda. Sei arrivato nell'assoluto quanto? In che posizione? Ma non sappiamo perché l'ultima manche non sono usciti i tempi. Io mi ricordo quinto alla penultima manche. L'ultima manche ero quinto, vediamo adesso questa manche, se abbiamo abbassato, se abbiamo peggiorato, però bella gara, ci siamo divertiti. Abbiamo fatto, come si dice, lo stop invernale, abbiamo rotto un po' il muro, siamo usciti di la violetta si è sbizzarrita, ha cantato un po'. Ci dobbiamo prendere un po' la mano di nuovo, perché dopo mesi fermo senza provare niente non è che è facile salire sulla macchina e già metterti ed essere competitivo. Bene, Barberio, allora, Fiat 127, curata dai fratelli Fallara, che sembra una quasi fotocopia della Violetta. Allora, che soddisfazione ti sta dando? La gemella, si può dire. Soddisfazioni a gogo, bellissima. Mi diverto tantissimo, che è la cosa molto più importante. Poi i risultati piano piano arrivano. Arriveranno, bene. Sì. Importante divertirsi. Sì, certo. Tutti siamo qua per vincere. Giovanni! Perché l'abbiamo lanciato non per ultimo, per l'amor di Dio, dai. Macchina sempre del fratello, ancora in attesa del 112. Che sta bestemmiando da qualche parte. Facciamo qualche garetta così. Che è successo in gara 1? Piccolo. La gara si può dire è iniziata male. La ricognizione, prendo quel ragazzo davanti e tre birillate, e non gli hanno messo bandiera, non hanno fatto passare niente. Prima manche e sono andato a toccare contro il guardrail. Fa parte del gioco. Certo, vabbè. Ho rischiato, devo dire la verità, però se non rischi, speriamo che... Bene, macchina... Come gli dico sempre io, la prima manche si deve fare sempre tranquilla. E lui non sente. Mai per inesperienza, per esperienza sulla mia pelle. Si fa la mancia tranquilla, si prende un tempo e poi si rischia dopo. Bene, macchina comunque scesa al paddock, rimessa in sesta in condizioni. Siamo saliti non al 100% perché eravamo pure con gomme finite, macchina, devono fare ancora dei lavori, deve migliorare la macchina. Però se tutto va bene forse abbiamo vinto classe e gruppo. Aspettiamo i risultati qua dell'ultima mancia. Bene, 112? 112, speriamo per fine anno di fare qualche gara. No, la pensione. Bene, grazie a tutte e tre. Un saluto a te. Ciao. Grazie. Passiamo al gruppo A, 1006, su Alfa Romeo 33 del Cosenza Corse, terzo classificato Domenico Filardi. Su vettura gemella Alfa Romeo 33 della scuderia Vesuvio, secondo classificato Vittorio Grandinetti. Vince, nonostante un piccolo intoppo alla prima curva, su Peugeot 106 16 valvole dei piloti per passione, Giovanni Priolo. Dai Giovanni, non mi far dire che più veloce sport è in foto a pubblicare i video. Dai Giovanni. Questo è il gruppo A, 1006. Massimo, Giovanni Priolo vince anche l'assoluto di gruppo A, quindi glielo consegniamo sul podio già da adesso. Grande Giovanni.